posso lasciarlo fuggire. Assassino. No! No! Questo costume, da dove è arrivato? Mi sento veloce, forte, mi sento bene! Incidente di beach volley? Avevo avvisato di starmi alla larga. Adesso ti farò male. Non avresti dovuto immischiare Spider-Man. Vedi che stia a sentire se non ti dice una spiaggia di là. Attaccherò direttamente quel mostro. Voglio pestarlo un po' prima di metterlo. Sarò costretto, ti ucciderò. Adesso ti metto a nanna, uomo sabbia. Stai stancando. Fuori dai piedi! Qual è la tua storia? Cos'è stato? Un incidente di beach volley? Fatto arrabbiare. Andiamo. Credi che stia a sentire quello che dice una spiaggia ambulante. Non posso lasciarlo fuggire. E va bene. E giocare pesante? Giochiamo pesante. Adesso ti metto a nanna, uomo sabbia. Prenditi questo treno.
nanna, uomo sabbia! Stai stancando! Fuori dai piedi! Attaccherò direttamente quel mostro! Voglio pestarlo un po' prima di metterlo al tappeto. Qual è la tua storia? Cos'è stato? Un incidente di beach volley? Credi che stia a sentire quello che dice una spiaggia ambulante? E va bene. Giocare pesante. Giochiamo pesante. Preparati per una bella doccia, uomo sabbia! Quell'insetto è da qualche parte in città, Calypso. Un cacciatore sente quanto la sua preda è vicina. Eliminerai Spider-Man alla prossima occasione. Ora concentrati sul motivo per cui sei venuto qui. Il tuo trofeo più grande ti aspetta. Una volta eliminate queste creature, il tuo nome sarà glorificato per sempre. Che la caccia abbia inizio. Bene, i manufatti sono al sicuro. Sei in debito con me. Pazienza, amico mio. Non sono in vena di aspettare. Hai promesso di rivelarmi il segreto. Parla. I giovani non mostrano più un briciolo di rispetto per gli anziani. Molto bene. Il segreto. Per molti anni sono stato il custode della campana e del martello. Si dice che colpendo la campana con il martello, in presenza delle statue di pietra, appaiano tesori di valore inestimabile. Sufficienti per impadronirsi del mondo. Cosa? Sei impazzito? Perché non me l'hai detto prima? Si tratta di un segreto. Qual è il problema? Ora i manufatti sono al sicuro, grazie a te. Non è così? Pensavo fosse solo paccottiglia. Due manufatti magici non dovrebbero mai essere custoditi nello stesso luogo. Ah!
Che abbatterò quell'elicottero. E abbatterò quell'elicottero. Giuro che abbatterò quell'elicottero. Cosa? Devono aver preso qualcosa. Tornerò al magazzino per avere qualche risposta. Grazie a te, Spider. Ora sappiamo dove le code di drago tengono nascosto ciò che hanno rubato. Recupereremo la refurtiva. Gli altri poliziotti saranno qui a momenti. Pensavo ti avrebbe fatto piacere aiutarli. Eliminerò questi furfanti. La polizia si occuperà dei loro resti.
Il potere dei manufatti è finalmente in mano nostra! Presto il mondo si piegherà di fronte alle code di Drago! Giada e oro! Queste statue valgono milioni! Porta le prossime due! Lascia che ti aiuti! Spider-Man! Missione compiuta, e ci ho pure guadagnato una maglietta.
Grazie, Spider-Man. Da questo momento in poi le conserverò in un luogo molto sicuro. Ti conviene. Sono stufo di rimediare alla tua disattenzione. Niente paura, Mr. Jameson. Quella foto di Spider-Man è già fatta. È un criminale. E sarà facile dimostrarlo. Non perdere tempo con il capo, Peter. Ho già la prima pagina assicurata. Non scatterai mai quella foto di Spider-Man. Vedrai. D'accordo. Sei pronto? Immagino di sì. Ma tu ne sei sicuro, Eddie? Sai, pensavo... Non pensare. Io ti pago e nessuno si farà male. È solo una foto. Ora calmati e mettiti in posa. Così è questo il gioco di Brock, eh? Beh, se non ha la foto non la può consegnare. La prendo io. Credi di essere furbo? Beh, ripensaci. Ho nascosto un sacco di macchine fotografiche e ora più di quanto sperassi una foto in cui mi colpisci e mi rubi la macchina fotografica. Grazie mille. Credo che dovrò prendere anche quelle macchine fotografiche. Questa storia non è finita. Vedremo chi riderà per ultimo. Thank you.
Sembra che Spider-Man sia stato visto da molti testimoni appeso a un elicottero mentre compie ridicole acrobazie. Non so cosa stia succedendo, ma voglio una foto che lo provi. Ti affido l'incarico, mettiti all'opera. Qualcuno si è chiaramente travestito da me in cerca di un po' di notorietà. Beh, guardiamo il lato positivo. Almeno posso guadagnare un po' di denaro grazie alle stupide acrobazie di qualcun altro, tanto per cambiare. Eccolo. Accidenti. Non mi somiglia per niente. Farei mai una cosa del genere. Ok, alquanto spettacolare per un ragazzo senza superpoteri. Per cadere. Non accetto di buon grado che la gente si spacci per me. Se ti prendo, e intendo letteralmente, mentre fai di nuovo una cosa del genere, voleranno parole grosse. Da me per te. Capito? Come avrei voluto scattare una foto dell'evento. Spider-Man salva Spider-Man.
Eddie non è minimamente al tuo livello, Peter. Penserai che sia una follia, ma stiamo ricevendo delle chiamate di avvistamento di un UFO che scorrazza nei cieli della città. La gente sta vedendo qualcosa e io voglio le foto. UFO, spero che Mysterio non sia tornato. Robby ha detto che l'ultimo avvistamento dell'UFO è stato da queste parti. Quello non può essere un UFO, vero? È un'impresa ardua. Per la miseria, com'è veloce!
Meglio portare queste foto al Bugle. Sembra che avremo una nuova prima pagina per l'edizione di domani. Accidenti, quanto strilli per essere un addetto alla biblioteca. Dimmi un po'. Grazie per avermi salvato, Spider-Man. Quelle ragazze sono pazze. Sono venute in biblioteca in cerca di alcuni antichi anelli nuziali che di solito abbiamo in mostra. Quando ho detto che erano al Museo di Storia Naturale si sono... infuriate! Le fermerò. Sa che la festa è già iniziata.
sapere che le pallottole rendono più belle le cose brutte. Ve ne pentirete. Invito di partecipazione al matrimonio della signorina Priscilla. La cerimonia avrà luogo alla chiesa della Vergine Immacolata. Seguirà il ricevimento. Richiesto abito elegante. Sarà un matrimonio memorabile.